Maurizio Cattelan è uno dei più importanti artisti italiani in attività. Le sue opere destano scalpore e indignazione per il loro carattere dissacrante e provocatorio. Vive tra Milano e New York ed è oggi l'artista più quotato sul mercato. Maurizio Cattelan trasforma l'ironia e la provocazione in opere d'arte che restano impresse nello spettatore, come nel caso della sua opera più famosa, La Nona Ora, che mostra Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite. Del resto, l'ironia è una componente essenziale della filosofia di Cattelan. Nel 1998, ad esempio, rispose a un'intervista per Flash Art riciclando le risposte di altri artisti. Nel 2001, invece, si fa sostituire dal critico d'arte Massimiliano Gioni in un'intervista video per una televisione svedese. Va peggio al suo gallerista Massimo De Carlo, che Cattelan nel 1999 incolla alla parete della galleria d'arte con il nastro adesivo per realizzare l'opera vivente A Perfect Day. Alla fine del vernissage, l'uomo verrà ricoverato al pronto soccorso per un malore. Da sempre irriverente nei confronti delle istituzioni e dell'establishment culturale, quando viene inviato per la prima volta alla Biennale di Venezia nel 1993, piuttosto che esporre una sua opera originale, preferisce affittare lo spazio che ha a disposizione ad un'agenzia di pubblicità, creando l'opera Lavorare è un brutto mestiere. Nel 1999, insieme al curatore Jens Hofmann, crea la Quarta Biennale dei Caraibi, un evento fittizio che consiste in realtà in una vacanza per gli artisti coinvolti ed una cocente delusione per critici e giornalisti accorsi alla kermesse. Nel 2001 realizza Him, opera che ritrae Hitler in ginocchio, intento a pregare con gli occhi commossi. La scultura è stata battuta all'asta da Christie's per 17 milioni e 189 mila dollari, stabilendo il record per l'asta e il record per l'artista. Nel 2004 scandalizza i cittadini di Milano esponendo una sua installazione consistente in tre manichini di bambini impiccati a un albero. Un passante indignato prova a rimuoverli, ma cade e finisce al pronto soccorso. Sempre a Milano espone di fronte al Palazzo della Borsa la sua opera Love, una mano aperta priva delle sue dita, ad eccezione del medio. Per alcuni è un gesto di protesta contro il mondo della finanza, ma osservando attentamente l'opera, il dito è rivolto dalla borsa verso la città. Significherà qualcosa? Sempre nel 2004 gli viene conferita la laurea honoris causa in sociologia dall'Università di Trento. Nel 2009 ottiene il premio alla carriera della quindicesima quadriennale d'arte di Roma, ma manda a ritirarlo Elio, il cantante del gruppo Elio e le Storie Tese. Nel 2013 invece manda Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli del duo comico I Soliti Idioti a ritirare il premio Francesca Linovi all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, causando l'indignazione del critico d'arte Renato Barilli, presente alla cerimonia. Nel 2010, insieme al fotografo di moda Pierpaolo Ferrari, Cattelan dà vita a Toilet Paper, un magazine che, con immagini provocatorie e dalla forte carica ironica, racconta l'arte, la moda e la società. Rimanendo in tema, l'ultima opera di Cattelan pare sia un WC d'oro a 18 carati. L'opera, dal titolo Maurizio Cattelan, America, verrà installata al Museo Guggenheim di New York e potrà essere utilizzata dal pubblico quando la natura chiama.